Oggi vi racconto quello che sta accadendo nell'unica spiaggia che abbiamo a Palermo. Questa spiaggia si trova a Mondello, in uno scrigno paesaggistico, e questa spiaggia è ogni anno, da 100 anni, diventa una baraccopoli, perché da 100 anni vengono montate quelle che i palermitani chiamano le cabine. Queste cabine praticamente occupano una superficie che va intorno ai 36.000 metri quadrati e oscurano completamente il litorale, rendendo impossibile al turista e al palermitano che non ha pagato l'abbonamento di poterlo vedere. Ora, che cosa succede? Che cosa è successo in questi giorni e perché si è creato tutto questo movimento intorno a questa situazione? Perché per montare le cabine oggi non è più soltanto necessaria la concessione demaniale, cioè quella sul demanio marittimo, ma anche la concessione urbanistica. La giurisprudenza da più anni, così come anche le leggi che si sono susseguite, l'ultima è la 15 del 2005, stabiliscono che per poter montare queste strutture, questi manufatti, che oggi vengono qualificati come stagionali, è necessario ottenere la concessione edilizia, così come quando noi dobbiamo andare a costruire o montare qualche cosa di duraturo, allo stesso modo la società o le società che vogliono montare queste cabine hanno la necessità di ottenere, accanto alla concessione demaniale, anche quella urbanistica e conseguentemente pagare sia i canoni demaniali che i canoni urbanistici. Questa situazione è diventata più o meno stabile dopo l'approvazione del piano regolatore del 2002, dopo la legge regionale del 2005 che lo stabilisce chiaramente nell'articolato e soprattutto dopo una serie di sentenze della giurisprudenza che dicono che queste strutture non devono essere considerate stagionali, nel senso che hanno una funzione ciclica nel tempo e proprio per questo motivo, non potendo essere considerate precarie, devono ottenere la concessione urbanistica. Questa è la situazione giuridica che in questo momento si presenta in Sicilia. Che cosa accade a Palermo e particolarmente a Mondello? A Mondello, in questo momento, le uniche operazioni che si possono fare nel Lido sono quelle del montaggio degli ombrelloni e dei lettini. In realtà, però, in questo momento si sta consumando un'azione di forza, un atto di forza, perché le società che in questo momento stanno montando le cabine ancora non hanno ottenuto la concessione edilizia e non hanno pagato gli oneri di urbanizzazione. Noi abbiamo chiesto più volte alla polizia, già 3 settimane fa da oggi, di intervenire e verificare i controlli, ancora siamo in attesa di avere delle risposte, e in questi giorni, proprio alla luce di queste inadempienze, abbiamo deciso di depositare presso la Procura della Repubblica una denuncia penale per i reati relativi all'abusivismo edilizio, perché è chiaro che una situazione del genere va contro la legge urbanistica e va contro le regole che sono quelle della gestione appunto del territorio.